Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Power Tennis. Nello scorso video sconfitto tennis a muro e, dopo molti tentativi, anche tennis automatico. Ma oggi sono qui davanti all'entrata dei dormitori per fare una cosa molto importante. A inizio serie vi ho detto che si poteva entrare in questi tubi. Beh, bisognava allenarsi un po' prima di poterci entrare. Ed eccola qua, una tubatura che è così grande da poterci saltare dentro. Proviamo. Classico. Oh oh. Funghetto! E che si fa col funghetto? One up, saliamo di un livello. Allora, mettiamo la velocità e la volée. Vai. Perfetto. Continuiamo quindi la nostra scalata verso il successo e verso gli open dell'isola. Ma prima dobbiamo sconfiggere i senior. Eccoci qui al campo da senior. I junior sono stati una passeggiata, o junior se volete, ma non ha importanza come li chiamiamo perché tanto sono sconfitti e non ci importuneranno più. E c'è la nostra compagna che ci viene a dare qualche consiglio su come affrontare i senior. Oh, chi è? Ah, chi è la maestra questa? Ti sta trattando male? Sì, maestra, mi aiuti. Ma no, è lei che mi tratta male, non io! Emma e Max. Max? Emma le ha detto che ha fatto quell'allenamento speciale? Ora si ricorda? Ah, sì, sì, certo, hai fatto dell'allenamento speciale. Certo. Ti sei qualificato fra i migliori junior e ora sei venuto in classe senior, vero? Nell'allenamento speciale hai mostrato una notevole forza di volontà. Mi piaci, ok? Pedofilo! Hai vinto della classe junior grazie alla questa tenacia. Farei lo stesso nei senior è per forza. Devo vincere. Comunque, invece di rispondere con le parole, mostra sul campo quello che sai fare. Molto volentieri. Ok, iniziamo allora. Cerchiamo il numero 4, che se no non possiamo affrontarlo. Bisogna cercare il numero qua. Ah, tu sei il rango 3. Ok, non mi interessa il rango 3, voglio il rango 4 io. Eccolo. Sei in cerca di giocatori del quarto rango? Certo. Io sono del quarto rango. Sarai felice di avermi trovato. Mi vuoi sfidare? Beh, sì, amico mio. Volete giocare un incontro per il quarto rango? Ma certo. Forza, sgombrate il campo. Fuori dai piedi. Contro Ugo. Wow. Incontro su 3 partite, non su 2 come prima. Senti che voce che c'ha Ugo, possente. Amico mio, 15-0. Arrabbiatissimo lui. Sempre, sempre amico, sempre dalla parte dove ti butti la prima volta. E lì colpire duro, colpire duro. Perché prima o poi non ci arrivano. Eccolo lì. Però ora io lo frego. Niente, non l'ho fregato. Eccolo lì, e uno. Bello, potente. Yeah! La cosa brutta dei super colpi è, o bella, dipende da come la volete vedere, è che si possono già usare ma non hai super colpi offensivi, ma solo difensivi, quindi qui non servono ancora a nulla. Bisogna superare la classe senior per aprire quelli offensivi, gli allenamenti per quelli offensivi. E poi neanche tutti si aprono, quando batti la classe master se ne aprono altri, proprio per gli open dell'isola. Però, boh, non lo so. Forse per non farti avere un vantaggio troppo grande sulla CPU, certo, però. È una cosa un po' così. Non mi piace, insomma. Cioè, mettimi un incentivo per sbloccarli, nel senso, devi fare tot livelli. Allora dico, ok, livello fino all'inverosimile.
Invece no, basta che sale di rango. Dai, 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 che è fatta. Eccolo qua. E il gioco è partito, vai. Wow. A quel punto... No, niente. È stato furbo. Ti frego sempre lì. Eccolo qua. Bravo, bella presa. Proprio all'ultimo lo prendono sempre loro, eh. No, invece no, stavolta. Ti è andata male. Dai, su. Vedi che non ce la fai. Bella. Oh, tostissima questa, non va. Oh. Oh, neanche un punto questo, è miserabile proprio. Grazie. E poi ho fatto tutti quanti sti livelli proprio perché mi allenavo con il tennis automatico. Ma il problema è che il 90% delle volte rifacevo inizia match da zero. Quindi te lo conta come match alla fine, ma non importa il nome. E quindi neanche prendevo i punti. Perché non arrivavo a 200 e quindi ricominciavo da capo. Già, ho battuto il guardiano della squadra senior. Vabbè. Ora sei il guardiano di quelli junior. Vai, va. Non gli avevo chiesto di farlo, ma lui è testato per me i ragazzi arrivati in classe senior. Già. Ora che ha perso il rango, credo che abbasserà la cresta per un po'. Meno male, guarda. Lascia stare Hugo il guardiano e prosegui nelle qualificazioni. Certo, ci facciamo un altro match ora. Andiamo a fare il match contro il terzo rango, che dovrebbe essere questa. Yeah, lei. Vai. D'accordo, preparati. Ugo che ci guarda da lì, interessato. Per vedere se abbiamo fatto bene a sconfiggerlo. Vanessa, due giochi incontro su tre Power Day Day. Oppla. Mi dispiace, Vanessa. No, non ci arrivo. Ma come risposte vincenti, ma per favore. Ho iniziato a caricare troppo prima, è colpa mia. Non lei che è brava. Vedi? Non prende manco ste palle semplici. Fregata. Ah, che bello. Nah, rimbalzato due volte. Vanessa, non ti crede che sei forte. È colpa mia che non sto attento. Sai, non ti monta la testa.
Eccolo lì. Let's go, Pog Girls. Yeah. Ora. Oh, bello. Se riesco a farlo, magari... Ah, devo fare la risposta vincente. Prendo un pochino in più di punti. Ah! Brava! Ma non abbastanza. No, c'ero quasi! No! Wow! Bella, Vanè! Questa mi è piaciuta. Beh, eccola, eccola. La risposta vincente. Ok, gioco e partita è andata. No, fa male. Ok. Vai, schiacciata. Non era schiacciata? No, oh, peccato. Pensavo di sì. Aveva alzato il braccio a mo' di schiacciata. Forse non è bastato? Eccola! Ah, però non è vincente. Oh, Vanessa! E dai, eh! Oh, yeah! Ma non me la conta come schiacciata, perché? Forse devo fare proprio A e B insieme? Vai. Perfetto. Bene, bene, bene. No. Non ci sono arrivato. Ah. Wow. Ma bravissima Vanessa, oh. Il primo incontro che davvero mi mette in difficoltà, Non sto mentendo. Bene. E anche questa è andata. Oddio, non so se veramente si fanno più punti con le schiacciate e le risposte vincenti, ma comunque. E vai, i ranghi si invertono. Ero in perfette condizioni fisiche, eppure ho perso. E mi dispiace, ma non ti arrabbiare. Complimenti per la vittoria. Grazie. Avevo perso la voglia di essere competitiva, ma vederti in campo mi ha ridato forza. Wow. Contento per te, Vanessa. È tornata nel suo angolino? Hai visto lo sguardo di Vanessa? Quando è arrivata fra i senior aveva un'espressione persa. Ora invece credo che abbia ritrovato una motivazione. Non sarà una rivale facile. Hai ottenuto il terzo rango. Ora devi affrontare Gastone e Daphne. Uno dei due. Capisci che avversari ti aspettano? Comunque, ora concentrati sulla sfida contro Gastone. E chi è questo Gastone? Vediamo un po'. Qui non c'è nessun Gastone, mi pare. Tu chi sei? Ah, si sta allenando? Ah, ora è al quarto rango. Bene. lui è il secondo rango. Gastone. Ok, allora nel prossimo video, amico, sfiderò te. Sì, non mi stressare, per favore. Nel prossimo video ci sfideremo e poi sfiderò anche il rango 1. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Nel prossimo affronterò Gastone e anche il numero 1 dei senior, per poi passare agli allenamenti speciali, quelli veramente tosti e stupendi. Ad ogni modo, io vi ringrazio come sempre per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.